Grazie. Carlo Borgomeo, Fondazione con il Sud e Impresa Sociale con i Bambini, che attua gli interventi del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Siamo in piena attuazione di 355 progetti che riguardano 500.000 minori in tutta Italia. Penso che negli ultimi tempi possiamo finalmente registrare un maggiore interesse ai temi dell'infanzia nel nostro paese. Ma si tratta di una sensibilità tardiva e insufficiente. Ricordo a tutti che durante la pandemia, all'inizio della pandemia, prima di incominciare a vedere l'opinione pubblica, la politica, le istituzioni, occuparsi di bambini, sono passati 2 o 3 mesi. Poi finalmente si è incominciato a percepire quali fossero gli effetti, per certi versi, devastanti in alcune situazioni, in alcuni territori, per le condizioni dei minori e dei bambini in particolare. Io penso che quando riflettiamo su questo tema dobbiamo avere due chiavi di lettura. La prima chiave di lettura è quella che riguarda la percezione che si è di fronte a uno dei casi più clamorosi ed insopportabili di diseguaglianza. La diseguaglianza che viene sancita per il fatto che un bambino nasce in un posto piuttosto che in un altro, in una famiglia piuttosto che in un'altra. Rischia di avere segnato il destino della sua vita. Se ci pensiamo, questa è la forma più odiosa ed insopportabile di diseguaglianza. Dall'altra parte, seconda chiave di lettura, dobbiamo tutti convincerci di una cosa che delle volte ripetiamo in maniera un po' stanca, un po' così rituale. I bambini sono il nostro futuro, ma ne siamo convinti? Siamo convinti, per esempio, che quando parliamo di sviluppo economico dei territori, quando parliamo di sviluppo economico del nostro sud, siamo convinti che bisogna incominciare da lì, che da un punto di vista tecnico, ormai, quando si parla di sviluppo, bisogna mettere al primo posto il capitale umano. Ne siamo convinti? Se guardiamo a ritroso le politiche che sono state fatte per il nostro sud, ci accorgiamo che non è andata così. Che ancora oggi gira qualcuno che pensa che quando ci sarà la crescita economica, quando ci sarà un livello di reddito alto, ci potremo occupare delle questioni sociali, dei bambini, delle scuole, dell'infanzia, dei minori e quant'altro. Una colossale sciocchezza. Questa è la questione sulla quale dobbiamo insistere di più. Dobbiamo fare opinione, dobbiamo convincerci e convincere che investire sui bambini significa fare un'operazione decisiva dal punto di vista della giustizia sociale, ma anche dal punto di vista dello sviluppo.